benvenuto a Claudio e Renata Lugli. Allora, voi per 36 anni avete fatto parte di Scientology e addirittura avete aiutato la diffusione in Italia. Dal 2011 invece siete usciti dalla Chiesa. Che realtà avete visto? Voi fate delle accuse molto pesanti al numero uno, certo, di Scientology, certo, che è colui che ha sostituito il fondatore Ron Hubbard. Stiamo, esatto, parlando appunto di, esatto, signor Miscavige. Esatto. Che announces a seismic event for the church. L. Ron Hubbard has died. The being we knew as L. Ron Hubbard still exists. RJ39, I think it is. Prima era proibito andare, perché internet è proibito, nessuno appartenente alla setta può andare. Assolutamente, direi che severamente proibito. Quello che è accaduto dietro le quinte, come diceva Renata, all'insaputa di tutti i Scientologist. Abbiamo visto violenze, ma violenze veramente terribili, cioè prigionie, percosse. E parlo di persone che hanno lavorato più vicino a questo leader attuale che si chiama David Miscavige. Hanno lavorato 20-30 anni. Lo chiamiamo il quartier generale. This is a story about alleged abuse within a religious organization. In late 03, there was a beating every day. And it battered my face and then shoved me down on the floor. At Jeff Hawkins, who was a marketing manager at the time, and knocked him over, grabbed him around the neck and was strangling. La sorgente del problema è David Miscavige. David Miscavige pretende di essere la persona che è stata nominata come successore di Hubbard, il che non è vero. Non è mai stato scritto, ma è stato detto tra le righe e tutti l'hanno accettato. Questo è il motivo per cui David Miscavige è in quella posizione. Cos'è questo ufficio degli affari speciali? Praticamente è lo spionaggio di Scientology, è una branca di Scientology che si occupa esclusivamente a annientare, a diffamare, a fare in modo che chiunque la critichi smetta di criticarla perché è messo alle corde ed impaurito grazie a tutte le azioni che loro fanno. Azioni che purtroppo sono quasi sempre al limite della legalità e quindi non sono perseguibili dalle forze dell'ordine, che sarebbero molto interessate, direi, questa per nostra esperienza personale, invece ad intervenire. Però purtroppo Scientology ha una... Vuol dire che sono anche ben seguiti dagli avvocati per vedere questo limite, cioè, di cui ha parlato, della illegalità. Certamente. Perché? Perché Scientology
ha un immenso patrimonio. Un immenso patrimonio, si può permettere avvocati che costano centinaia, migliaia di dollari all'ora e spendono milioni di dollari per essere tutelati da questi avvocati, usano questi avvocati come schermo, perché sono gli avvocati che assumono gli investigatori privati, come il signor Matteo, che abbiamo fatto vedere all'inizio di questo documentario, sono loro che li assumono, e quindi la Chiesa ha questo schermo, fatto da questi avvocati prezzolati, che ben sanno come si stanno comportando e quali siano in retroscena. Loro ne sono a conoscenza, solo che il vil denaro fa in modo che loro praticamente li difendano, e non saprei quali giustificazioni possono addurre a quel loro comportamento. Però tornando all'ufficio degli affari speciali, gli affari speciali sono sempre esistiti in Scientology. Hubbard li utilizzò chiamandoli l'ufficio del guardiano, una branca molto specializzata che seguiva direttive specifiche da Hubbard stesso. Ed è stato questo Guardian's Office che è riuscito a infiltrarsi in istituzioni governative degli Stati Uniti come CIA, FBI, e questo Guardian's Office è stato completamente smantellato perché i suoi vertici sono stati arrestati negli Stati Uniti d'America. Una volta che il Guardian's Office è stato smantellato, tra virgolette, David Miscavige non ha fatto altro che fare un'operazione di maquillage e li ha chiamati gli affari speciali. Viene appoggiato, come avete visto nel documentario, da grandi celebrità come Tom Cruise, celebrità come John Travolta, come Kirstie Alley, celebrità come Priscilla Presley, che sono ancora all'interno di Scientology, pur sapendo, perché sono complici, conoscono i retroscena, perché ormai, probabilmente nel 2010, quando noi siamo usciti, erano gli albori di queste situazioni, nessuno lo sapeva, ma adesso loro lo sanno. E allora uno può farsi la domanda, come mai queste celebrità rimangono al suo interno? Rimangono al suo interno proprio perché sanno dell'esistenza di questo ufficio degli affari speciali, sanno che quello che loro hanno rivelato durante l'auditing, e quindi in queste sedute che dovrebbero essere tenute completamente al segreto, come se fosse una confessione tra prete e penitente, verrebbero scrutinate tutte le cose che potrebbero essere utilizzate a scopo di ricatto, verrebbero estrapolate, e l'ufficio degli affari speciali semplicemente porterebbe avanti le sue tattiche infami. Questo è successo anche a noi. Formavamo un team di persone che si metteva a scavare tra tutte le cartelle alla ricerca di materiale che, se l'avessimo divulgato o minacciato di divulgarlo, la persona interessata sarebbe stata costretta al silenzio. C'è uno scritto con il quale Hubbard addestrava questi addetti dell'ufficio affari speciali su come, sfruttando informazioni, si poteva controllare qualcuno, si poteva fargli fare quel che volevi e costringerlo al silenzio, impedirgli di parlare male di Scientology. Non è un ricatto, perché non estorci denaro, ma con queste informazioni confidenziali hai in pugno la persona, la fai tacere. Per quanto riguarda Travolta, abbiamo sentito diverse storie riportate dai tabloid. Non è una strada a senso unico. Gli venne affidato un auditor con il quale sfogarsi, ma gli venne anche messa a disposizione la forza della Chiesa, e cioè io e Mike Rinder. In diverse occasioni siamo stati mandati a dare manforte al suo addetto stampa o al suo avvocato per convincere o intimidire le persone che muovevano accuse contro di lui. Quando accadde questo, lui diventò prigioniero della Chiesa. Quindi, diciamo che John Travolta è tuttora prigioniero della Chiesa di Scientology. È prigioniero perché hanno utilizzato contro di lui per fargli cambiare opinione, perché c'è stato un periodo in cui John Travolta voleva
uscire dalla chiesa, ma hanno utilizzato contro di lui proprio questi documenti che vengono redatti quando la persona si sottopone alle procedure di Scientology e dove racconta della sua vita. Ovviamente lui pensa di farlo quando lo fa in maniera totalmente sicura. Purtroppo non è così, come abbiamo visto dal documentario di Alex Gibney, Going Clear. È proprio l'ufficio degli affari speciali che tende a portare avanti queste operazioni. Cosa succede quindi? Una persona diventa critica di Scientology e espone quello che lui pensa siano cose che non siano corrette in relazione a Scientology. Potrebbe essere che la persona è veramente contro Scientology per partito preso o qualsiasi altra cosa, ma nel nostro caso noi semplicemente abbiamo saputo, siamo venuti a conoscenza di questi abusi, di queste violenze che venivano perpetrate da David Miscavige, grazie a rivelazioni di questi altissimi dirigenti, uno dei quali ha parlato proprio nello spezzone del film Going Clear. E queste persone hanno rivelato delle cose allucinanti, quindi noi a un certo punto nel dicembre, il 7 dicembre del 2010, abbiamo dichiarato su un blog che era tenuto proprio da quella persona, da Marty Radden, la nostra decisione di cessare qualsiasi rapporto con la Chiesa perché non vedevamo più in essa lo spirito e gli scopi per i quali noi avevamo aderito a questa, tra virgolette, chiesa. Beh, uno in una vita normale, in un contesto normale, dice va bene, hai cambiato idea. No, per Scientology la cosa è molto seria. Perché è molto seria? Soprattutto per chi, come noi ad esempio, aveva una posizione rilevante a livello di opinione, perché noi potevamo, essendo stati in Scientology per tantissimi anni, influenzare altre persone ad acquisire le stesse informazioni che noi avevamo acquisito e a un certo punto giungere alle stesse nostre conclusioni, e cioè che la Chiesa aveva preso un corso deviato e che alla guida di David Miscavige era totalmente corrotta. Questo avrebbe portato ad un esodo di un sacco di Scientologist e Scientology avrebbe perso parte del suo potere. A proposito dei dati che sarebbero dovuto essere confidenziali, io ho letto, proprio detto da Mark Hadley, che la persona che ha operato su questo, sono stati messi tutti video e audio nelle stanze di auditing, specialmente sulle celebrità, per cui non solo l'auditor scriveva nel folder quello che veniva detto, ma veniva anche registrato. Certo. Ti risulta questo? Questa è una pratica che non è conosciuta, quindi lo scientologo che, esatto, scientologo che sta facendo i procedimenti di Scientology in queste organizzazioni, siano esse avanzate anche locali, come Milano, come Brescia, specialmente in relazione alle celebrità, che possono essere John Travolta, possono essere Tom Cruise, Chick Corea, ad esempio, pianista jazz di fama mondiale, che prima della nostra uscita da Scientology conoscevamo molto bene, eravamo molto amici, non sanno che ogni parola che loro dicono viene registrata. Qual è lo scopo di registrare queste sedute? Tra virgolette, lo scopo sarebbe quello di supervedere a livello tecnico se il consulente sta operando in maniera corretta. In realtà è semplicemente archivio per l'ufficio degli affari speciali che in caso di rottura con la Chiesa potrà essere usato a loro piacimento. Ma torniamo a quello che hanno fatto a noi e come mai noi abbiamo ricevuto queste ripercussioni. Abbiamo ricevuto perché ci sono delle
direttive specifiche. Una di queste, fatta da Hubbard agli inizi degli anni 60, era la procedura del bersaglio libero, in inglese fair game. Cosa vuol dire bersaglio libero? È abbastanza difficile tradurlo in italiano, perché fair game è un termine che viene usato soprattutto dai cacciatori. Il cacciatore non può andare a cacciare qualsiasi preda, ok? Perché è tutelata, eccetera, eccetera. Lo stesso, uno scientologo, quando segue i codici di Scientology e sta all'interno di Scientology, è tutelato dalla chiesa di Scientology. Se però lui attacca Scientology, la critica, va ai media, eccetera, eccetera, diventa fair game. Quindi diventa un animale che è cacciabile. Quindi è al di fuori del perimetro della tutela di Scientology, dei suoi codici, e viene perseguitato da chiunque. Ogni Scientologist può avvalersi di questo diritto, tra virgolette, di questo stato che ha messo la persona fair game, e quindi lo può attaccare fino a distruggerlo completamente, e questo è indicato nelle direttive. Quindi non c'è da meravigliarsi se hanno tentato di annientare anche me, mia moglie, la mia famiglia. Come fanno questo? O come l'hanno fatto? Nel nostro caso, la prima cosa che hanno fatto, dopo che noi abbiamo fatto questa dichiarazione di indipendenza, cioè ci siamo resi indipendenti dalla Chiesa, hanno subito pubblicato una dichiarazione dove ci hanno definiti persone soppressive. Ora, uno ti può definire quello che vuoi, ma in questa dichiarazione hanno scritto un sacco di fandonie. Una di queste, che di sicuro è al limite della diffamazione, direi non al limite, è diffamazione, è quella che noi eravamo pieni di debiti, che noi non avevamo mai usato Scientology e che eravamo stati delle persone disoneste, fondamentalmente. Questa è diffamazione, perché questa direttiva viene inviata a ogni organizzazione di Scientology. Questa organizzazione di Scientology è obbligata a porre questa direttiva su una bacheca, e ogni Scientologist ovviamente la legge. Quindi deve essere intrisa di menzogne per fare in modo che uno Scientologist, chiunque ti abbia conosciuto in precedenza, si chieda: ma come? Claudio Lugli, sua moglie, sono persone soppressive. E quindi vengono elencate le varie cose che sono state fatte da noi scorrettamente, i crimini, gli alti crimini. Ok, questa è la prima cosa. Naturalmente non tiene conto assolutamente della privacy, quindi c'è una violazione della privacy, e questa violazione viene perpetrata a livello mondiale, perché le organizzazioni di Scientology sono a livello mondiale. In quel momento, quando una persona come noi viene dichiarata soppressiva, diventa fair game, diventa un bersaglio libero, e quindi dà il via a una serie di azioni che vengono poste in essere dall'ufficio degli affari speciali. Quindi, scusa, una domanda. Quindi le organizzazioni di Scientology a livello nazionale, europeo e mondiale sono tutte connesse tra di loro? Non solo le organizzazioni sono tutte connesse tra di loro, ma vengono mantenute staccate a livello di statuto e legalmente solo per motivi di sicurezza. Perché in realtà la gestione è, diciamo, piramidale, quindi il capo supremo è David Miscavige. Se lui dice chiudete l'organizzazione di Brescia, l'organizzazione di Brescia dopo 5 secondi è chiusa. E la vostra, scusa, la vostra dichiarazione di cui stavi parlando, di persona soppressiva, da chi è stata emanata? Allora, dall'organizzazione italiana, della tua città? Dall'organizzazione superiore, la massima organizzazione, e quindi da un fantomatico giustiziere internazionale. Perché Scientology, bisogna capire questo,
ha un suo sistema, il suo sistema giuridico, un suo sistema di giustizia, un suo sistema di codici. Non solo questo, in una policy, quindi una direttiva specifica di Hubbard, Hubbard dice che questi codici devono essere utilizzati all'esterno, non solo in Scientology. Quindi fa proprio l'esempio in questa policy dove dice: se l'ufficio delle entrate non ci dà l'esenzione fiscale, perché noi siamo chiesa, l'ufficio delle entrate è un'organizzazione soppressiva, quindi l'ufficio delle entrate diventa fair game, un bersaglio libero. Così, un nemico, assolutamente un nemico, così come è stato, e hanno distrutto, Scientology ha distrutto l'ufficio delle entrate, perché ha posto in essere 2500 cause individuali che hanno ingolfato tutto il sistema, e con quel metodo sono riusciti ad ottenere l'esenzione fiscale. Ma torniamo a quello che hanno fatto a noi, perché lo scopo di questo documentario è far conoscere un po' in dettaglio quello che è stato fatto. Ora, come dicevo all'inizio, gli strumenti che vengono usati non sono illegali, tra virgolette, sono sempre al limite della legalità. Quando vogliono fare qualcosa di illegale, come diffamazione, ad esempio, non è la Chiesa stessa che si mette in prima linea ed affronta la persona e quelle che potrebbero essere le conseguenze. No, utilizza, ad esempio, come è stato fatto con noi, delle persone anonime. Quindi, facciamo un esempio. Un certo signor Cesare, quindi nome, né nome e cognome, ma semplicemente un nome, un fantomatico Cesare, apre poco dopo la nostra dichiarazione un blog intitolato Lugli Fallimento. Questo fantomatico Cesare dice di essere un fornitore insoddisfatto che è stato distrutto e rovinato dal comportamento mio e dell'azienda a cui io facevo di mia proprietà, la Clan Lugli SRL, fallita nel 1992, e lui afferma di essere stato raggirato e pone in essere una serie di diffamazioni. Ma questa persona si dichiara come nome, cognome, email? Questa persona non esiste, perché questa persona in realtà non esiste. Questa persona sono l'ufficio degli affari speciali. E quindi una dichiarazione del genere non ha nessun valore, perché chi la legge dice, certo, chi è che l'ha scritto. Certamente. Se non fosse stato serio avrebbe scritto, e allora sarebbe stata attendibile per chi lo legge. Sì, però non è lo scopo dell'ufficio degli affari speciali, è di annientare e rovinare la reputazione della persona. Perché loro fanno questo? Perché ovviamente se tu vieni conosciuto e sei una persona integerrima, se tu dici la Chiesa di Scientology è una chiesa corrotta, David Miscavige è una persona che usa violenze verso i suoi dirigenti, se tu sei una persona tutta ad un pezzo, quelle affermazioni vengono prese in considerazione. Quindi tu devi distruggere la reputazione della persona, facendo così tu distruggi le affermazioni che fa la persona stessa. Ci sono un sacco di direttive specifiche su come questo deve essere fatto, e chi opera come staff dell'ufficio degli affari speciali studia questi protocolli, viene verificato che lui abbia esattamente compreso come deve essere fatta la cosa e porta avanti queste vessazioni, queste operazioni nei confronti di chiunque sia critico verso Scientology, David Miscavige, eccetera. A questo punto rassentiamo lo stalking. Lo stalking è una parola molto leggera, lo stalking è leggera, qui sono... È addirittura più pesante. È più pesante dello stalking, perché, allora, ad esempio, con noi cosa succede? Questo Matteo Benea, che probabilmente è stato, questo investigatore privato, che è stato assunto probabilmente da uno degli avvocati... Anche bene. Pagato senza me, di sicuro molto bene, assunto magari da qualche avvocato che lavora per la Chiesa di Scientology, cosa ha fatto? Una delle azioni
è quella indicata sempre in queste direttive, che si chiama fare un'investigazione rumorosa. Cioè tu non investighi la persona in maniera silente, nascosta, non vai a cercare senza farti accorgere quelli che sono i suoi scheletri negli armadi. No, tu devi fare un'investigazione che faccia rumore. Cosa vuol dire? Ti fai sentire mentre investighi. Ora, nei nostri confronti cosa hanno fatto? Questo signor Benet. E che scopo avrebbe questo? Allora, se io dico, guarda, che fare rumoroso e non di nascosto. Perché tu fai sapere alla persona poi che qualcuno sta investigando su di te. Ti intimidire. E ti vuole intimidire, certo, vuol fare in modo che tu cessi di portare avanti queste tue dichiarazioni, queste tue lamentele. Per farti fermare. Ti vuole fermare. Cosa ha fatto Benea? Ha iniziato a chiamare amici, parenti, amministratori di condominio, il dentista. Ma non si è presentato: buongiorno, sono Matteo Benea, sono un investigatore privato, abbiamo... No, lui ha detto sì, io sto investigando su Claudio Lulli, visto che ha ingenti debiti, visto che, cioè, ha portato delle illazioni e delle falsità che molte persone, sentendolo, si sono trovate sprovvedute, non sapevano cosa rispondere. Una persona di queste, l'amministratore proprio dell'abitazione in cui eravamo, essendo persona di mondo, gli ha semplicemente detto: guardi, signor, come si chiama? Matteo Benea. Bene, faccia una bellissima cosa, mi scriva una mail certificata. Quello che mi sta chiedendo sono cose relative al signor Lulli, quindi violerei la privacy se dovessi rivelarle queste cose. Lei mi faccia una mail certificata con esattamente le cose che vuole conoscere. Questo lo so perché ovviamente subito dopo che questo signor Benea ha fatto questa azione con l'amministratore della nostra abitazione, l'amministratore stesso mi ha telefonato dicendomi tutto questo. Lui conosceva il comportamento di Scientology, quello che noi stavamo passando, eccetera, eccetera, quindi è stato molto corretto e mi ha fatto piacere. Così anche molti altri amici ci hanno chiamato, turbati: ma cosa succede, come mai, ma che, quali sono i problemi finanziari che hai? Molti, certamente, sono impreparati, non conoscono queste tattiche, non conoscono questi protocolli e quindi, venendo presi alla sprovvista, possono anche assumere degli atteggiamenti nei tuoi confronti poi ostili, cosa che noi non conosciamo. Io non so quanti questo Matteo Benea abbia chiamato, so solo che ha al limite della legge fatto questa investigazione rumorosa, perché appena uno sente la parola investigatore privato, polizia, prefettura, cioè quando si ascoltano queste parole subito la persona non sta bene, non si sente a suo agio, appunto, cioè, si agita. E quello è lo scopo. Quello è lo scopo. E tu fai rumore. Perché lo scopo? Allora, parliamoci chiaro. Se noi... Perché quello che penso io, che se loro avessero voluto veramente investigare, cioè trovare delle cose vostre, segrete, confidenziali, lo avrebbero fatto molto a voce bassa. Certo, di nascosto, ovviamente, tu stai creando delle prove. Come mai? Ma perché questo? Perché se noi avessimo detto delle fandonie, se io affermando che la Chiesa di Scientology è corrotta, David Miscavige usa violenze con i suoi sottoposti, eccetera, eccetera, se io avessi affermato il falso, mi porti in tribunale. Tu mi fai causa, perché io sto dicendo delle cose... Io sto facendo delle accuse precise, quindi se quelle accuse sono false, tu mi porti in tribunale. No, perché nel protocollo che ha a che fare con l'ufficio degli affari speciali, tu non porti la persona in causa, cioè la causa legale è proprio l'ultima. Tu devi spaventare la persona, tu la devi portare al silenzio, tu la devi annientare.